Cari amici di MarcosBox, benvenuti in questa nuova puntata di 4 chiacchiere all'interno del mondo open source. La puntata di oggi ha una location insolita in quanto sono al parco con il cane. La voglio dedicare questa puntata a un argomento che ha sollevato Aaron Siegel. In questi giorni i blogger di Mezzomondo stanno discutendo il fatto che Linus Torvalds è ritornato al paese Gnome. Già sapete che in passato ha mandato a quel paese Gnome Shell per precisione, e ha espresso parole di apprezzamento nei confronti di XFCE, e c'è stato un redivivo interesse verso questo desktop. Adesso è ritornato a Gnome e, come stavo dicendo prima, i blogger di Mezzomondo stanno facendo articoli su articoli su questo argomento. Aaron Siegel, però, che cosa vuole sottolineare? Vuole sottolineare come tutto questo sono semplicemente chiacchiere a bar. L'opinione di Torvalds sul desktop da utilizzare è puramente personale. Ed è equiparabile alla sua opinione, ad esempio, su che tipo di macchina preferisce, su che tipo di film preferisce. Opinioni che possiamo avere tutti quanti. Non perché lui è Linus Torvalds, ha un'opinione che deve prevalere sugli altri. Questo è in contrasto con lo spirito dell'open source, dove c'è la comunità di mezzo e non il personalismo. Voi che cosa ne pensate? Le parole di Torvalds sono da considerare come parole di un dio in terra, perdonatemi il paragone, oppure sono appunto, guardate, con Aaron Siegel, sono soltanto chiacchiere da bar che si fa tra di noi. Beh, alla prossima puntata. Ciao ciao!